una cosa a cui sono abituata. Il motivo di queste vostre molestie è... Un momento, noi ti staremmo molestando? Al mio posto, a questo punto della conversazione, in questo luogo singolare, qualcun altro avrebbe chiesto di essere assistito legalmente. Perché si sarebbe sentito a disagio essere interrogato da due membri delle forze dell'ordine. Ma tu no, ovviamente. No. Come vi dicevo, ormai ci sono abituata. La mia famiglia è stata compromessa dagli affari illeciti del mio defunto nonno. Contraffazione di banconote. Lui era un uomo speciale. Meraviglioso con me. La prima volta che andai alla sua villa con mia madre fu straordinario. Io non sapevo che cosa facesse. Non sapevi che fosse il più grande falsario del mondo insieme a tuo padre? Mio padre è un onestissimo uomo d'affari. È uno degli imprenditori più affermati del Perù, che ha accumulato una fortuna semplicemente... Stampando denaro falso e vendendolo al mondo? No. Questa è la foto di tuo padre, Alfonso Marca, che controlla il caricamento di dollari falsi su una barca per il Messico. Se ci aiuti, aiuterai te stessa, Lucila. Le banconote vengono introdotte negli Stati Uniti tramite Coyotes. Una volta arrivate a Los Angeles, dici dove vengono immagazzinate. Voi dovete aiutare me. Basta che tu risponda alle nostre domande. Non sapete di cosa siano capaci queste persone. Dici perché sei venuta a Los Angeles? Perché io volevo scappare. Volevo sparire. Dissociarmi dalla mia famiglia e dai loro affari. Lasciarmi tutto alle spalle. E dove volevi andare? Grazie a persone che mi avrebbero fornito i documenti, sarei partita per Vancouver domani. Dopo aver fatto un'ora di Pilates e aver partecipato a una mega festa mondana. La verità è che dall'aeroporto di Santa Monica avresti preso un volo per tornare in Perù. Non è vero. Credetemi, vi prego. Io lo vorrei tanto, però non lo posso fare, considerato che hai un aereo privato all'aeroporto di Santa Monica registrato sotto il nome di un ente no profit. Io non c'entro, non ne sapevo niente. Verrebbe da pensarlo, ma basta chiedere al pilota, che è quello che hanno fatto i servizi segreti. Avevano una certa influenza su di lui. Avendo dei redditi non dichiarati, è stato collaborativo nel rivelare il vero motivo della sua presenza a Los Angeles. Ha detto che era venuto a prendere una persona e che poi l'avrebbe riportata in Perù. Hai idea di chi fosse quella persona? Devi rispondere velocemente, altrimenti non vale. Quel pilota deve essere un criminale che per avere uno sconto di pena direbbe qualsiasi cosa. Sarebbe un peccato se le sue parole fossero la vostra unica prova contro di me.